Vanessa Collini Sermoneta è stata un'ex autrice di molti programmi di Maria De Filippi, e ha lavorato per lei dal 1993 al 2020, poi ha deciso di sua spontanea volontà di licenziarsi. Ora ha scritto un libro omaggio sulla conduttrice, Figli di Maria, e fra le pagine di TV Blog ha dichiarato: Maria lavora 7 giorni su 7, circa 12 ore al giorno. Per un periodo ho tenuto quel ritmo anche io. Per dire, mi sono sposata il 2 settembre 2020, di mercoledì. Il giorno prima ho lavorato fino alle 18 e il giorno dopo alle 11 ero in ufficio perché si registravano 2 puntate di Uomini e Donne. Non me chiese Maria, è che io sono fatta così. Ad un certo punto, dopo essermi divertita lavorando a cose che per me sono fighe, mi sono resa conto che avevo poco curato la famiglia. E allora mi sono detta, ora voglio rallentare. La reazione di Maria, quando le ho comunicato la mia intenzione di lasciare, non ha fatto i salti di gioia, ecco. Ha compreso che il problema non era economico. Semplicemente non riuscivo più a conciliare tutto. L'ex autrice ha poi dichiarato: se ora guardo Uomini e Donne? Diciamo che a quell'ora la televisione a casa mia è spenta, ma questa non è affatto una frecciatina, dato che stima moltissimo Queen Mary. Ex autrice, Maria in rubrica l'ho salvata con il nome La Belva. Maria è un grande lavoratrice, una persona molto generosa, ma è un datore di lavoro molto esigente. Io ho fatto parte del ristretto cerchio di persone di cui si circonda e ne ho beneficiato, ma quando le cose non vanno bene o vengono gestite come non piace a lei, può capitare di ricevere telefonate in cui ti urla contro. Che cavolo state facendo? Ride. NDR. Belva mi sembrava un nome divertente, come la belva umana del film di Fantozzi. Dell'uscita del libro, è stata ovviamente informata. Le ho comunicato che il libro è un omaggio, un ringraziamento per tutto quello che con e grazie a lei sono riuscita a fare nella mia vita lavorativa e personale, era in pubblicazione. Non mi ha detto niente, spesso capita che non risponda, quindi va bene così,